Una brutta sorpresa ha segnato le festività di fine anno per la famosa scrittrice triestina Susanna Tamaro, autrice di successi come Va dove ti porta il cuore. Benvenuti su Gossip Italia News, notizie in tempo reale. Metti un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. La notizia dell'incidente è stata divulgata direttamente dall'autrice attraverso un lungo post su Facebook, nel quale ha anche condiviso una foto che la ritrae ferita. Nel messaggio, Susanna Tamaro racconta di essere stata vittima di un incidente domestico avvenuto a seguito di una crisi di sonnambulismo. Vi siete stupiti che non ho scritto niente nel periodo delle feste? Inizia l'autrice nel suo post. Avevo già pensato a un post per il 19 dicembre, compleanno del mio avo Ettore Schmitz, meglio conosciuto come Italo Svevo, ma la notte del 18 ho avuto un bruttissimo incidente. In una crisi di sonnambulismo, infatti, ho fatto un piano di scale in volo. Tamaro descrive lo shock e la paura provati nel momento in cui si è svegliata, rendendosi conto di trovarsi in una situazione pericolosa senza sapere come atterrare. Eppure, già quando ero in ambulanza, non facevo altro che dirmi: come sono felice, come sono fortunata perché avrei potuto morire o rimanere paralizzata e invece sono ancora viva, pur con un po' di fratture. L'autrice conclude il suo messaggio ringraziando per il sostegno ricevuto e rassicurando i suoi lettori sulla sua pronta ripresa. La lotta con il dolore mi ha tolto tutte le energie per i pensieri che avrei voluto condividere con voi. Ma ho pensato anche che se sono ancora qui è anche per il vostro affetto e per le tante cose che ci uniscono. Grazie per i bellissimi messaggi che mi avete mandato. Presto risorgerò. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news. Lascia un mi piace al video e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.